Vi presento il prossimo artista. Stiamo parlando di un altro monologhista e di casa. Molti lo conoscono qui a Rozzano. Prego. Davide Messina! Sì, ragazzi, sono appena stato a Terrones Got Talent. Vi ho raccontato appunto la mia storia delle vacanze. La cosiddetta partenza intelligente, che si parte sempre i primi di agosto, quando partono tutti, che trovi la coda già sul pianerottolo di casa. Pensate, il mio vicino per aspettare l'ascensore è partito una settimana dopo. La prima cosa che devi fare è caricare la macchina. Noi l'abbiamo caricata così tanto che pensate che Padre Pio, che era sul cruscotto, era tutto accovacciato così. Premetto con mia moglie che è di Bari. Mia moglie inizia subito con le osservazioni. Mi fa: Davide, hai preso Jerry Jack? Tom, là, come cazzo si chiama? A mia figlia gli ho detto: tu, mi raccomando, questa vacanza cerca di rigare dritto. Mi giro, mi ha fatto tutta la fiancata. Partiamo, l'unica radio in macchina che prende dalle Alpi fino a Lampedusa, qual è? Radio Maria. Noi abbiamo ascoltato così tanto che pensate che quando sono sceso, a posto della Gazzetta, ho comprato il Vangelo. Mia moglie mi fa: già che ci sei, mi hai preso 50 sfumature di grigio? Ho detto: no, ho preso 25 sfumature di marrone. Appena arrivi all'autogrill, scendi, vedi subito il benzinaio, ti guarda e mi fa: oh, ma tu vai a Zumba, vero? Faccio: no, vado a Metano io. Entri nell'autogrill e non ho mai capito che sia autogrill, perché ovunque vai trovi cioccolato, 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 cioccolato. Vedi l'omino, il promoter ti guarda e fa: novi? Faccio: no, Rozzano. Tra gli scaffali vedi una bella ragazza marocchina. E tu: no, rubi! Questa si gira e fa: ruba tua sorella! Esci dall'autogrill, ti rimetti in macchina e vedi mia moglie inizia subito a truccarsi. E si trucca, e si trucca, e si trucca. Faccio: ma amore, ma cosa di trucchi a fare? Stiamo viaggiando. Fa: e metti che l'autovelox ci fa la foto. Iniziamo ad andare, trovi sempre uno corsia centrale che va piano piano, che persino la mia tartaruga gli ha fatti fare. Questo si gira e mi fa: oh, ma chi ti ha detto la patente? Chi ti ha detto che ce l'ho io? Sei esausto, tua moglie inizia: pian, vai pian, fai attenzione, guarda questo che è freni, freni, attenzione. A un certo punto il navigatore satellitare fa: la prossima volta o io o lei. A mia figlia gli faccio: tu, mi raccomando, cerca di dormire almeno, sennò chiamo l'uomo nero. Si affianca alla macchina e mia figlia fa: sei tu l'uomo nero? Fa: no, sono Balotelli. Finalmente arriviamo al villaggio. Entri in questi villaggi, ti mettono questi braccialetti colorati, elettronico, modello San Vittore, e ti obbligano a far parte 24 ore al giorno di balli, canti, suoni, animazioni. Sei esausto, la sera te ne vai a mangiare al self-service. Pensate che il nostro era così economico, ci siamo dovuti portare i piatti in plastica da casa. Ce ne andiamo a mangiare al ristorante alla carta. Entriamo, il maître mi guarda e mi fa: ma lei è vegano? Faccio: no, sono di Rozzano. Vediamo il menù, abbiamo branzino sul letto di patate, filetto sul letto di rosmarino, fragole sul letto di panna. Si gira mia moglie e fa: ma come cazzo dormiamo stanotte? Ma una cosa bella, ma una cosa bella da questa vacanza l'abbiamo tirata fuori. Pensate che mia moglie è stata eletta Miss Allucevaldo. Pensate che ce l'ha talmente prorompente. Un giorno si è veramente andato in spiaggia e gli hanno legato un pedalò. Finita la vacanza sei esausto, stanco, depresso. Mia moglie fa: Davide, sai chi mi ha chiamato? Schettino, vado prossimo, ci vuole in crociera. No!